Benissimo, salve a tutti ragazzi, sono Ricky Trick e oggi siamo qui su Assassin's Creed Revelation nella modalità multiplayer, che finora non ho trovato in molti video e è una cosa che mi dispiace perché è veramente bella, che è diversa dal solito. Però sto facendo un attimo un giro perché è da un po' che non torno. Beh, come vedete ci sono dei set di abilità che corrispondono alle, come in Call of Duty, alle varie specializzazioni, sono vari tipi. Poi ci sono dei vantaggi e delle serie. Le serie sono come le killstreak e dei vantaggi si ottengono dopo una serie di morti, come appunto anche in Call of Duty. Ci sono vari personaggi, come potete vedere. Ogni personaggio ha le proprie armi diverse, solo che le armi non hanno un danno maggiore, un danno minore, sono tutte uguali le armi, perché l'importante qui è riuscire a uccidere il più possibile di persone secondo delle modalità che abbiamo, che dobbiamo fare. Bene, partiamo con una partita. Ho trovato un'altra partita finalmente, sempre un deathmatch in cui bisogna trovare la preda, perché si chiama così, e ucciderla, e ucciderne il più possibile e far più punti. Evita di farti uccidere da altri templari. E appunto evitare di farsi uccidere. Sono quarto. Ricorda a tutti i cittadini e ai visitatori di fare molta attenzione quando si cammina accanto a edifici pericolanti. Inoltre tieni a precisare ordine in Montenegro. No, mi ha ucciso. Giungendo in soccorso del sultano nelle sue questioni di famiglia. Come vedete non è facilissimo. È abbastanza difficile, ma veramente bello. Arrivederci e non dimenticate. Ve lo consiglio se ci avete. Il Gran Visir desidera ricordare a tutti i cittadini che è necessario che durante le cerimonie tengano sotto stretto controllo i propri animali. Episodi come quello del vitello che fuggì. Secondo fonti interne al ancora. Avrebbe quasi raggiunto i dintorni di Edirne. Lo scontro è imminente. Il palazzo, il principe Selim ha senza dubbio conquistato il sultanato e soppiantato suo padre, anche se ancora non ha ragione per celebrare le sanguinose conquiste di Selim. No. Il top capi ha pubblicamente criticato questa iniziativa, contestandone l'intempestività e il buon gusto, se non proprio la natura sediziosa. Dispongo di una vasta selezione di lame. Anche se sbaglio, se ho spedita la maggior parte a un cliente in freddo, desidero presentare un caloroso benvenuto a tutti i devoti pellegrini giunti in adorazione o di passaggio. L'ufficio del visir è a vostra disposizione per qualsiasi richiesta circa il vostro signore. Un'uccisione. Ha inviato un proclama al popolo di Costantinopoli. 150 punti. Egli vuole si sappia. Questo sabato, presso la porta di San Cirillo, l'Associazione per la Conservazione dell'Arte Bizantina darà vita a una campagna di reclutamento. Tutti i giovani uomini che condividono gli stessi interessi artistici sono invitati a iscriversi. Ahia. Quello lì, quello che devo uccidere, sempre lo stesso. Andati nei pressi dell'arsenale. È difficile verificare i dettagli che ci giungono, ma parrebbe trattarsi punti di una specie di rivolta. Si conferma la presenza di vittime sia tra i civili. Egli è morto. È proprio a quanto pare si era dato a frequentazioni con criminali nell'est. Il mercante Manuele Paleologo è pregato di mettersi in contatto con l'aga del consiglio mercantile. Poiché il mercante risulta scomparso da diverse settimane, se siete specializzati in questo settore o sapete come procurarli, 350. Un'altra. Di persona al palazzo. E sono quarta. Non
sarà, ecco, piacevole. Io sto usando il controllo di Xbox, ma mi trovo sempre su computer, come ogni mio gioco. Difficile avere conferme dai primi rapporti, pare che per ora sia il principe. Bollettino delle persone scomparse. L'aga del Gran Bazar ricompenserà chiunque abbia informazioni su dove si trovi il gran mercante Manuele Paleologo. Assente ormai da diversi giorni, con costernazione di coloro dai quali ricevette in prestito importanti somme il nostro glorioso sultano Bayezid dalla regione di Edirne. Questi, tuttavia, è di ritorno. A testa alta i mamelucchi e persino 4. I filo bizantini. Se ciò venisse confermato, le mura stesse del Top Capi dovrebbero assistere alla prima edizione della gara intercittadina. Ho perso il contratto. Avviso dal Top Capi. Gloria per i vincitori. Si registra una falsa di tutti. Anche se abbiamo a cuore la prosperità garantita. Abbiamo ricevuto segnalazioni di disordini nei pressi dell'arsenale. Disordini di massa, pare. Pure la anche se non sono disponibili tutti i dettagli. È certo che vi siano stati feriti sia tra i civili sia tra i giannizzeri. Anche se non è cittadini che è necessario che durante le cerimonie tengano sotto stretto controllo i propri animali. Episodi come quello del vitello che è fuggito durante il proprio sacrificio ha distrutto la sua nuova da Costantinopoli e chiede al popolo di mantenere la calma e preservare l'ordine in città, mentre lui cercherà di neutralizzare del tutto la minaccia proveniente dalla sua stessa progenie. Potevo ucciderlo. Il mercante Emanuele Paleologo è pregato di mettere che il corpo dei giardinieri abbia il consiglio mercantile. Poiché il mercante risulta scomparso da diverse settimane, è pregato di mettersi in contatto con l'aga anche chiunque ne abbia notizie. La banda dei giannizzeri afferma che si tratta solo di un omaggio alle qualità. In alto i cuori, o degni eredi della gloria di Bisanzio. Ah no, eccolo lì. L'ora della rinascita è imminente. No! Mamma mia. Qui continua ad uccidermi. Il corpo dei giannizzeri ha commissionato ai Metteran una nuova canzone per celebrare le sanguinose conquiste di Selim. Anche se l'intruso non è stato catturato, si sa con certezza che si tratta di un mercante di origine italiana. Ho cercato di stordire il mio inseguitore e prendo i punti se lo fai. Oltre a una borsa piena di fiorini. Molto attenti. Chi è il mio prossimo da uccidere? Il corpo dei giannizzeri ha commissionato ai Metteran una nuova canzone per celebrare le sanguinose conquiste di Selim. Il Top Capi ha pubblicamente criticato questa iniziativa attestandone l'intempestività e il buon gusto. Il Top Capi sta attualmente indagando sull'ambito delle attività del defunto. No. Dai, ma non puoi laggare così tanto. Eccomi qui che ho dovuto prezzi così bassi che non tutto. Vi no. Andrea, che venite a vedere non rimarrete delusi. Mannaggia, mi ha preso. Guardate se prima ha lagliato, ma era un problema. Mia moglie dice che sono pazzo. Ecco, ma come adesso. Prima di tutto. Non riesco a capire perché. Sostegno goda in quella zona, non c'è dubbio che approfitterà della sua presenza. Durante la sua vita, spero che la partita vi sia piaciuta, anche se non è finita delle migliori. Si chiede di non suonare nelle vicinanze per il lag. Anche un'altra morte. Per ordine del divano, la violazione di questa norma comporta la pena di immediata castrazione. Come ho detto, lagga in una maniera impressionante. Scusate, la partita è finita. Dai, spero che vi sia piaciuto.
vi abbia aiutato a trovare un nuovo gioco a cui giocare, che è molto bello. Beh, se vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate se volete altri video, iscrivetevi al mio canale per seguire. Bene, per questo video è tutto e un saluto da Ricky Trick.